Si stanno concludendo qui a Pisa le selezioni per il programma televisivo Diventerò una star. La location è un meraviglioso hotel 5 stelle con vista sulla Torre di Pisa e centro benessere a disposizione. Sono stati 3 giorni intensi, indimenticabili per molte ragazze che hanno partecipato. Hanno avuto inoltre l'occasione di esprimere i loro talenti artistici nei settori della musica, del cinema e della moda. Molte di loro hanno avuto l'occasione di farsi conoscere, di essere notate dai più importanti produttori e scenografi del mondo del cinema e dello spettacolo, ed alcune di loro avranno la possibilità di proseguire all'interno del programma e di continuare a lavorare in questi settori. C'è solo una cura, io so che lo sai. Una stanza vuota, io mi fiderei. Bravo, puoi capire cose che non vuoi. Sei il tuo guaritore, sei nel tuo mondo, dammi 3 parole. Sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole, prendere o lasciare. Stavolta che vuoi, sai, ne pieno il mondo di mali come i tuoi. Slacciati la faccia, arrabbia gatto che gioca con la buccia e gira in tondo. Dammi 3 parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuoi. Sei te, a volte solo un velo, un giorno un fulmine. Sei dato, 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 avuto, avuto, avrai. Oggi è già piovuto, dove sei? Dove sei? Dove sei? Dammi 3 parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole. Complimenti ancora. Abbiamo avuto un enorme successo, sono venute tantissime persone,
siamo qui a Pisa e pensavamo che un 5 stelle fosse sufficiente per coprire, diciamo, le nostre esigenze, e invece abbiamo dovuto prendere un'altra metà di un altro hotel. I provini stanno procedendo molto bene, abbiamo terminato il settore canto, siamo a buonissimo punto con il ballo. Domani facciamo la seconda parte della sessione moda. Hanno risposto ragazze da tutta Italia che avevamo precedentemente selezionato in quasi tutte le regioni d'Italia. Il progetto ci porterà entro pochi mesi a poter dire quale sarà il canale che finalmente trasmetterà questo grande progetto. L'obiettivo di tutti è quello di cercare di parlare di sport, nutrizione, arte, spettacolo, ma direttamente dalla bocca di queste ragazze, di questi artisti. Vogliamo cercare di togliere il prototipo di riferimento della ragazza che è soltanto una persona che fa televisione in maniera trasgressiva, in maniera spudorata. Una persona semplice? Una persona semplice, e più che semplice una persona che ha da dire qualcosa. Oggigiorno abbiamo dei modelli di riferimento di persone di spettacolo che non parlano, non dicono niente, sono soltanto delle figure messe lì a fare qualcosa. Perché il professore deve essere l'immagine della cultura e della saggezza e la donna dello spettacolo deve essere l'immagine della frivolezza e questa ragazza sciocca? Quindi cercate una star, una persona migliore, giusto? Vogliamo far diventare una persona migliore chi è già migliore di suo, rendendolo un riferimento per le altre. Cioè, quando una persona ha da dire qualcosa, quando una persona ha dei contenuti importanti, può diventare migliore soltanto trasmettendo questo ad altri e diventare un modello di riferimento. Dopo 3-4 lunghi giorni di casting difficilissime, perché no, anche stressanti, casting che hanno riguardato varie categorie: cantanti, presentatrici, presentatori, modelle, attrici e quant'altro. Perché? Perché il signor Michele Fusco, il quale ringrazio nuovamente per avermi dato la possibilità di presentare e che ho avuto il piacere di conoscere in serate precedenti, ha ideato, è il patron di questo nuovo programma, ovvero Diventerò una star, all'interno del quale in questi giorni appunto è stato strutturato anche il concorso nonché la finale di questa sera di Miss Principe Azzurro. Ebbene, come accennato all'inizio, Diventerò una star è un nuovo programma che andrà in onda su Sky, dove ci saranno gli ospiti di questi, come ospiti i selezionati di questi quattro giorni, e quindi saranno i protagonisti di questo programma. E perché no? Chissà che non venga scelta anche una presentatrice o un presentatore che in questi quattro giorni sono stati aspiranti presentatori. Oggi va sempre più di moda la ricerca da parte dei giovani di imbattersi nelle varie discipline che riguardano il mondo dello spettacolo, del cinema e dei vari rami che vanno a collegarsi ai primi due. Io dovrò presentare dei cantanti e più fare anche una sfilata. Insomma, presenti e fai anche moda, quindi sei venuta qua per presentatrice e modella da sfilate. Ma diciamo che in realtà la mia passione principale è la recitazione, però giustamente bisogna sempre fare esperienza. Quindi. Esattamente, quindi tu farai anche il provino di recitazione in questi tre giorni. Benissimo, allora ci vedremo. Ah, anche tu, bene, bene, bene. Paura. Tu invece? Io mi limito a presentare stasera, ci proviamo perché mi presento come attrice, quindi anch'io nei prossimi giorni avrò il provino e col monologo. E poi niente, stasera proviamo anche la presentazione, dai. Proviamo anche la presentazione, giusto buttarsi un po', infatti provare un po' di esperienze nuove, se non lo facciamo adesso che siamo giovani, quando possiamo farlo. Poi
tutto fa esperienza, quindi assolutamente. Certo, sempre roba più anche da curriculum, poi esperienze che possono anche cambiarci la vita, no? Ma magari, magari. Speriamo. Speriamo, dai. Come ti chiami? Martina. Quanti anni hai e da dove vieni? Vengo da Verona e ho 20 anni. Come ti sei trovata qui? Beh, sono stati 3 giorni bellissimi, dove abbiamo fatto un sacco di provini, foto, abbiamo avuto modo di conoscere tante persone importanti, insomma è stata una bellissima esperienza. Ed è la prima volta che ti capita di fare un'esperienza del genere? Sì, 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 sì. E ti piacerebbe continuare, proseguire nel campo della moda, dello spettacolo? Assolutamente sì, se ci sarà la possibilità. Assolutamente. Vorresti nel caso magari in un futuro provare anche di continuare nel mondo del cinema, seguire qualche fiction televisiva? Non sarebbe male, assolutamente. E invece hai partecipato anche alle selezioni di Miss Principe? Sì, ho partecipato ieri sera alla sfilata di Miss Principe Azzurro. E allora cosa ne pensi? Diventerai una star? Speriamo. Allora in bocca al lupo. Crepi, grazie. La caratteristica della bellezza è imperante in questo circuito. La bellezza ha una sua storia, una sua sensualità, un suo linguaggio, ma soprattutto quel fascino che spesso fa la differenza. Chiaramente non è sufficiente, soprattutto se dietro non affiora un talento, una qualità, una specificità dell'individuo. È il mondo dei giovani che vogliono mettersi in evidenza attraverso i loro mezzi artistici, che a volte non sono affatto pochi. Io punto molto sul casting che ho fatto, spero di essere arrivata da qualche parte. Riguardo la sfilata, ancora non si sa niente, si starà a vedere stasera. Senti emozionata? Un pochino. Bene, so che ancora vai a scuola, che scuola fai? Faccio l'ultimo anno, grafico pubblicitario di Grosseto. Cosa vorresti fare in futuro, a parte la modella o l'attrice? Università di cinema, con la speranza di avere successo in qualche cosa. Questa crescita è a dismisura, come a dismisura sono quei talenti che più di una volta sono lasciati nel dimenticatoio. Ed è questo un peccato, perché potrebbero esserci personalità in grado di superare esami importanti e imporsi all'attenzione del pubblico. Ma non è solo esibizione, è piuttosto la voglia di far emergere quello che un ragazzo sente dentro e soprattutto la sua passione infinita per la propria disciplina, che può andare dalla modella alla cantante, al comico, al conduttore e via dicendo. E cosa hai fatto di bello? Cosa ti ha colpito maggiormente? Quali personaggi dello spettacolo qui hai incontrato? Beh, quello che mi ha colpito maggiormente sono le varie opportunità che offrono. Quali sono le tue ambizioni, le tue prospettive nel futuro? Vorresti lavorare nel campo della moda e dello spettacolo? Sì, mi piacerebbe diventare fotomodella. Perché modella non ho molte possibilità, per l'altezza appunto. Sicché mi piacerebbe diventare fotomodella. Eccone un'altra bellissima, bellissima e anche dolcissima. Come ti chiami? Valentina Rossini. Da dove vieni? Da Verona. E sembri giovanissima, quanti anni hai? 17. E questa è la tua prima esperienza qui nel settore della moda? Sì, ho iniziato da poco, quindi è la prima esperienza, sono un po' emozionata. E quali sono le tue prospettive nel futuro? Beh, vorrei, diciamo, avere un po' di successo nel mondo della moda, nella danza, ma anche negli studi ovviamente. E cosa studi? Sono al quarto anno del liceo linguistico. Bene, quindi magari ti piacerebbe anche viaggiare, vedere il mondo e lavorare allo stesso tempo girando, vero? Certo, viaggiare è una delle mie passioni più grandi, sicuramente, certo. Un mondo in espansione, una ricchezza inesauribile per il nostro paese, che forse avrebbe bisogno di un po' di rinnovamento. Cosa stai partecipando? Aspiro a diventare modella. Bene, hai già partecipato ai nostri provini e ai casting qui di Diventare una Star? No, è la prima volta che lo faccio. E ti è capitato di conoscere dei personaggi del mondo dello spettacolo, alcuni VIP, alcuni attori? Purtroppo no, a parte Fabio De Luigi, perché abita vicino a me. E basta. Hai già posato per alcuni fotografi? Sì, sì, non molto importanti, però sì.
Hai partecipato al casting televisivo, quello del programma Il Principe Azzurro? Sì, questa sera ci saranno le selezioni e domani la finale, speriamo vada bene. Bene, allora diventerai una star, vero? Si spera. Ok, allora in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Ciao. E l'82 Sana El Fati. Somewhere between the world and somewhere between the world and somewhere in China. And why doesn't anybody tell you that bills and ways are for the rich who buy, sell and trade dreams like they plan the stock market? Con il numero 59 in passerella Stefanie Santoromico. Nella vita faccio dei mobili di cartone, strano, quindi fabbrico dei mobili molto funzionali, solidi, e do dei corsi per insegnare questa tecnica ai bambini principalmente. Molto originale come lavoro. Tantissimo, ho creato la mia società 3 anni fa. Quindi. Tra l'altro è anche ecologico perché non si consuma nulla. Esatto, sono fatti esclusivamente a partire di cartoni riciclati. Bene, qui a quale tipo di casting hai partecipato? Diventerò una star, è una persona migliore. Bene, come modella, attrice o cantante? Modella. Allora, spazio a questi giovani che potrebbero rappresentare una parte nuova e felice per il nostro paese. L'ambizione non deve essere mai eccesso, ma rappresentare un punto di partenza importante per il proseguimento di una carriera brillante. La gran finale di Miss Principe Azzurro e diventerò una star. Grazie a tutti, buonanotte. Thank you.
Saluto a tutti voi, da parte di Claudia Rossi, e a tutti i miei amici, e a tutti i miei amici.